che faceva? Così. La stiamo ballando anche in diretta, eh? Sì, sì. Signori, vai, alzatele così, vai. IMCA Village People in diretta su Radio Roma. Queste sono le novità, questa è appena uscita, eh? Adesso, ora. Allora, in collegamento in diretta con noi c'è il mitico Dado, direttamente dal suo studio, un po' gig, perché abbiamo capito gig, che yes, gig è l'upgrade di nerd, perché sì. A noi c'è, per esempio, il mio supereroe preferito è Batman. Io ho tutti i tuoi, quelli che hai tu, però tutti di Batman, quindi ho il pupazzo medio, il pupazzo grande, Batman Lego, Batman degli anni 90, ho la locandina originale dell'89 che fu il primo film che io vidi al cinema, avevo 6 anni, il Batman di Tim Burton con Michael Keaton e Jack Nicholson che faceva Joker. Quindi che cos'è questo? Cos'era questo? Questo è Bane, forse era Bane, no? Con noi Dado. Allora, eravamo arrivati un po' al... Vabbè, abbiamo chiuso un po' la parentesi LOL. Sì, sì, sì. Che comunque noi ti tifiamo, a prescindere se è uno spoiler, se è un rumors, se è vero o non è vero. Noi di Radio Roma, sappi che tifiamo... Firmiamo petizioni per te, Dado, capito? lo faremo a prescindere. Però volevo fare un salto nel passato, perché a parte che tu hai avuto un record, questa è una chicca, di 25 ore di... canzone, cioè ininterrotta, spiegacela sta cosa, perché cioè 25 ore e un minuto addirittura, entrando nel Guinness dei primati con la canzone più lunga del mondo nel 99. Sì, sì. Abbiamo occupato il centrale del Foro Italico, no, questo lo è stadio, e con l'organizzatore del coso ho detto, ma senti, ma se facessimo un'occupazione tipo a scuola, tipo autogestione, era partita dall'idea, proprio una cosa pazzesca, molto adolescenziale, e poi gli abbiamo dato questa formula che poteva in qualche modo coinvolgere il pubblico, non c'erano i social, certo. C'era veramente, quindi il pubblico veniva a portare il testo, e quindi facciamo questa cosa, che il pubblico scrive o comunque c'ha le cose che c'ha in tasca, così lo porta sul palco e noi tutto quello che ci portano sul palco avremmo cantato come Dado e le Pastine in Brothers. E io è stupenda sta cosa. E i musicisti mi hanno detto, vabbè, ma noi di solito facciamo 8 ore di prove, farne 25 non ci spaventa. E allora ha detto, vabbè, allora facciamola. E così, cioè, quindi già c'era la tua pazzia. Poi hai trovato un altro gruppo dei matti e là bellissimo. C'è stata la magia. È pazzesco quando succede questo, non succede spesso, eh? È una mandragata vera questa. E poi c'è stato lo switch. Se tu dovessi dire, guarda, c'è stata quella roba che sì, mi ha portato la popolarità, che programma TV o che esperienza ci diresti? Bella. Io penso Zelig, però sì, non so se è lo stesso. Io ho fatto un programma che si chiamava appunto Zelig, che veniva visto da 15-16 milioni di persone a sera. Era come vincere Sanremo tutte le volte che andava in onda. 2000? Quindi io dalla prima 2000? Puntata. Sì. La mia prima puntata fu nel 2003. Ah, 2003. E feci un altro, ma apparizioni singole. Però insomma il pezzo che molto convincente fu quello nel 2003. E io mi ricordo che quella sera lì, sì, stavo in giro perché ero andato a fare uno spettacolo, non so dove, sono uscito dall'autostrada e sono andato in un autogrill per prendere un... era notte, così. E lì è iniziata la prima, che ha detto, ma tu sei quello che... hanno riconosciuto, bello. Da quel momento la mia vita è stata sempre, ma tu sei... no, dobbiamo fare, no, quando ti ribecco, no, quando faccio... E foto, i selfie, l'autografi, insomma, dal 2003... I selfie non c'erano, prima erano gli autografi. È vero. Poi piano piano sono diventati selfie. Ma cosa ti dicevano? Oggi sono solo selfie, eh? Oggi nessuno sì vuole. L'autografo è vero, adesso non... Eri quello che si tirava sulle maniche? Che dicevano, sì. Oh, ma tu sei quello che ti tira sulle maniche? Com'è? Sei quello da Alice. Alice. La ricordiamo un attimo Alice, io non so se ce l'abbiamo. Sappiamo memoria tutti, vai, cioè, vai. La possiamo fare? Cioè tu la lanci e noi ti seguiamo, Alice? Sì, abbassa so un attimo. È così, Alice. Alice guarda i gatti e i gatti guardano gli Alici. Poesia. Poi io mi ricordo anche inseguendo una libellula in un prato, mi sono rotto i legamenti. Spettacolo del crociato, che faccio, ho un assistente vocale
che rifà le mie canzoni come cioè, omaggio. Tipo un'Alexa, un certo punto, un'Alexa di Dado. Sì, bravo, c'è un'Alexa che in realtà si chiama Carlotta. E a un certo punto dello spettacolo lei inizia a cantare tutte quelle che io non ho mai fatto. Cioè quelle sporche, quelle okay, censurate. Così. Okay. E io cerco di bloccarla e lei continua. Quindi diventa un pezzo molto carino. Così sono riuscito a mettere dentro lo spettacolo pure quelle che mi sono autocensurato da solo. E poi tre quarti della palazzina tua a noi ci ha fatto sbragare. È una di quelle proprio che amiamo più in assoluto. Ricordaci l'anno, perché l'anno adesso mi sfugge. Allora, l'anno di uscita è stato il 2006. 2000. Ma io quella canzone l'ho scritta al liceo. Ma pensate, ma che meraviglia. Come è successa? Perché adesso la mandiamo. Come... Io quella canzone l'avevo scritta al liceo perché c'era una ragazzina che io corteggiavo e lei mi diceva sì, anch'io ti voglio bene. Tutte cazzate. E poi al momento che io ero contento, insomma, mi vuole bene, allora vuol dire che lei mi diceva no, aspetta, però mi sa che mi sono espressa male, perché il bene che ti voglio io non è forse lo stesso bene che mi vuoi tu. E allora da quel dì dico ma quanti tipi di bene esistono? Ti è venuto da dire, ma lo sai che c'è, bella mia? Mamma. No, che noi nacque proprio così, che era questo. Tipo ti lascio perché ti amo troppo, lo possiamo far vedere il video? Ti voglio bene come un fratello. Regia. Per tutte quelle frasi. Intanto vi ricordo che al canale 115 o sul sito c'è Dado e ci potete anche vedere, oltre in FM 104. Vediamo un po' se lo vediamo, eh. Per tutte quelle maledette ragazze vecchie. Secondo me l'amore finisce, invece l'amicizia dura tutta la vita. Una friendzone ti direbbe oggi. E tre quarti da palazzina. E poi è un twist un po' di amico, non è, se non ne sono innamorato. Amico, perché? Amico, dov'è? Se tu ti sei innamorato, io t'ho regalato un anello d'oro su un cuscino a forma di cuore con scritto sei il massimo. T'ho regalato una cassetta con le migliori canzoni d'amore, l'hai messo sul cruscotto sfogliato al sole, m'hai mandato un messaggio d'oro. Lei è Lucia Ocone, giusto? Cioè, chi c'è? Ricordaci. La Minaccioni. No, Paola Minaccioni. Paola Minaccioni. La grandissima Paola Minaccioni. Poi chi c'era? Ho visto anche qualche... C'erano il Trio Medusa. Ah, il Trio Medusa, ecco chi erano, sì. 2000... Quindi questo è del 2006 però il video. Questo qui è uscito, dico. Del 2006, 2006, però la canzone originale io l'avevo iniziata a scrivere a scuola. che poi avevo preso un po' di... Perché questa cosa non era solo mia, era un po' di parecchi ragazzi. Ma di tutti, anche avuto... oggi. Sì, un po' di tutti, quelli che vengono in qualche modo... frenzonati, esatto. Oggi si dice così. In realtà le cose che stanno nella canzone sono raccolte di cose che mi hanno detto i miei amici. Cioè, c'era un amico mio che si chiamava Massimo, sì. E la sua fidanzata, o comunque la sua amica, gli aveva regalato un cuore con scritto sei il massimo, perché lui si chiamava... Lui gli aveva regalato un anello e lei gli ha regalato... sei il massimo. Questa cosa mi ha detto no, io la devo mettere in una canzone, bellissima. E poi c'è sempre la differenza di come rispondiamo veramente noi uomini, ma di quello che pensiamo, ed è sempre l'opposto, perché se noi dicessimo quello che pensiamo ogni volta, ragazzi, ce ne sarebbero di cose da dire che non possiamo dire. Così. Però poi no, grazie tesoro, non ti preoccupare, tipo, sai, io ti vedo ti come un amico. Regalo, no? Sì, stupendo, veramente. Guarda, se vuoi usciamo anche come amici e dentro di noi, ma brutta stronza, ma chi te sei? Voglio dire, non è giusto questo. Allora, no, una domanda importante volevo chiederti, visto che la facciamo a tutti i nostri grandi ospiti, è qual è sia una zona, un quartiere, un monumento, qualcosa che ti lega a Roma? Quindi in questa nostra capitale più bella del mondo. E poi se ci sono, per esempio, delle cose popolari, anche della cucina, tipo i piatti, oppure, non so, le signore de una volta che adesso non ci stanno più, che magari te sgridavano e te mandavano quelle parolacce in a vecchio quel stile. Quel paese, fatto bene. I vecchi rugantini nuovi, quelli, sai, quelli rimodernizzati. C'è qualcosa che proprio ti ricorda Roma, che te la senti proprio dentro di te?
Beh, ma sai che Roma è una città che ha delle radici antichissime. Mm-hmm. Io sono stato in Francia, a Parigi, e cercavo disperatamente di trovare una Parigi ottocentesca. E più giravo per Parigi, e più dicevo: ma questa è Milano. Questa è una città che è stata rasa al suolo e ricostruita completamente. Sì, cioè, l'idea che non c'è niente che oltrepassa i primi del Novecento è incredibile. Vero. Idea. E quindi mentre Roma tu giri per c'hai un momento e stai negli anni 60, un momento negli anni 70, poi ti ritrovi nell'avanti Cristo, giri e c'hai l'Ottocento. Sembra spasso nel tempo di Ciao Darwin. Tutto. Sono le porte di Roma, sono degli Stargate. Tu entri, fai un giro straordinario, quindi dirne uno solo è assolutamente riduttivo. Qualche cosa che mi trova in qualche modo legato sono magari dei ristoranti con cui andavo con mio padre a mangiare la pizza, dei cinema, poi monumenti, Pasquino, che è quello che in qualche modo mi rappresenta di più, perché è grande Pasquino. Posto che in periodo di censura tu andavi a mettere lì la tua rimostranza e tra l'altro sembra che ci fosse un attore dietro Pasquino che recitava queste che ci fosse veramente, ma fu scoperto poi quello, cioè il vero attore? No, non fu mai rivelato. C'era una voce dietro che raccontava che prendeva questi foglietti e poi li enunciava, però magari è una leggenda metropolitana e non è vero. Quindi però Pasquino, insomma, per chi non lo sa, mi sa che siamo gli unici ad averlo, una statua quale... Una statua parlante, diciamola così, dai, alla quale puoi chiedere delle cose. Fantastico. Qual è invece il tuo piatto preferito romano? Io sono un appassionato di carbonara, però ci sono le regole, ricordiamole, che fa sempre bene ricordarle, vai. Molti ignorano. Aspetta che ti faccio il jingle, quanto ci piace. In questo momento a Radio Roma... Dado ci ricorda le regole per una giusta carbonara. Prego. Allora, a parte quelle che sanno tutti, sì, che la panna non va messa in crimine, sì, la pancetta invece del guanciale, insomma, sono quelle le sappiamo tutti, ma c'è una cosa importantissima che è il taglio del guanciale. Il taglio deve essere mezzo pollice. Mezzo se pollice? Se tu li fai a stilettini. Questa non la sapevo, però. Non capisci niente, capisci. La carbonara va fatta con mezzo pollice di guanciale buono, anche perché rosolato, così già quando lo fai rosolato diventa uno stecchino, sì. Quindi e deve diventare un biscotto, e tu quando mangi la carbonara devi sentire il biscotto, ma biscotto, ce ne metti un po' pure. A noi ci hai fatto venire fame adesso. Ma mi ha dato aiuto. Ricordate che se non ve la fanno con mezzo pollice di guanciale, non sanno che significa fare la carbonara. Un applauso! Un applauso! Al mio prossimo uomo dirò questa cosa: non mi ami abbastanza se non mi fai la carbonara, come dice Dado. Sì, se volete. Anche se mezzo pollice potrebbe capire un'altra cosa, però. No! Sì, dici. Se volete sapere l'indirizzo esatto dove te la fanno da mezzo pollice, c'hanno pure il kit per portarsela via. Si chiama Via dei Giubbonari da Roscioli. Andate lì, da Roscioli. La carbonara migliore del mondo. E allora, momento marchetta, perché noi le facciamo le marchette. Andiamo tutti da Roscioli a Roma in Via dei Giubbonari, dove lì è mezzo pollice de guanciale. Cosa farai adesso alle riaperture? In chiusura, diccelo, proprio la prima cosa, al di là del fatto che ci piace anche a me stare a casa. Però ci saranno delle cose che magari ti stai riservando per maggio. Le dimo che aprono, faccio. Vado a trovare quello, esco perché c'ho da sentire quell'altro. Spoiler a una cosa che farai. Appena riaprono tutto, c'ho un accordo con mio padre che dobbiamo rifare il Natale. A maggio, Stefano, quindi appena riaprono tutto, a me mi trovate, a me, mio padre, la mia famiglia, ad Anzio a festeggiare Natale, Santo che Stefano, i petardi, i mortaretti, faremo varie cose, dobbiamo ripetere tutte le cose che ci siamo persi. Tutta la magnata, praticamente. Noi bazzichiamo spesso per Anzio, quindi ti faremo una sorpresa.
capito? Noi ti ringraziamo, Dado, per essere stato con noi. Da oggi hai una seconda, una terza, una quarta, una casa in più che si chiama Radio Roma. Saranno famosi, il nostro programma che abbiamo così messo su in 4 e 48 dal 1 marzo, e per noi è stato un onore averti qua. Faccio un saluto che poi useremo per montare, per fare il montaggio. Il programma si chiama Saranno famosi, sì. Perché io mi chiamo Sarallo, sai, ho giocato. Ecco, fatto sta l'hai fatta. Sta sarallata. E poi la radio è Radio Roma. Allora, il mio saluto è a tutti gli ascoltatori di Saranno famosi. State attenti alla pronuncia, perché sennò vi frega. Saranno famosi. Ecco. E tutti gli ascoltatori di Radio Roma, perché non c'è soltanto Saranno famosi. Radio Roma c'ha un palinsesto, certo, bellissimo, però, molto vario. Però il programma I più caciaroni. Le sarallate le facciamo qua. Allora, ti abbiamo anche taggato nella diretta ufficiale. Se avrai piacere, condividici con tutto il cuore. Noi ti andremo a taggare anche su tutti i social. Ovviamente sono Dado Official, giusto? O solo Dado? Come facciamo un po' di Dado promozione? Dado Official. Dado Official, yes. Instagram. Sul Instagram. L'altro è Dado Comics su YouTube. Dado solo. Quindi, però insomma sono tre canali, quindi per la maggiore sono Facebook, YouTube e Instagram. Okay. Andate subito ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Grazie di cuore per essere stato con noi, un abbraccio speciale e un applauso. Facciamo l'applauso finto, che giustamente un applauso a Dado. Ti vogliamo bene. Ci chiediamo a te, Dado, grazie. Grazie di ciao, cuore. Ragazzi. Grazie di cuore. Ciao. Resta lì, che adesso che mandiamo la pubblicità facciamo un selfie. Resta lì, non te muove.